a tutti, sono Bonf e oggi andremo a vedere le mie pagelle per questa prima giornata di Serie A che si è appena conclusa. Io vi ricordo di commentare qua sotto scrivendo le vostre pagelle, ma non per forza tutte le squadre, anche solamente quali sono state secondo voi le squadre top e le squadre flop, e di mettere mi piace a questo video per supportarmi come sempre. Quindi iniziamo subito e iniziamo dalle peggiori della classe, dai, che sono state secondo me per questa prima giornata Cagliari e Verona, entrambe con 5 meno. Ho deciso di dare 5 meno sia a Cagliari che a Verona perché comunque sono le squadre che non hanno brillato più di tutte. Ok, avevano due avversari forti, però comunque non hanno fatto vedere molto al momento, forse probabilmente anche per via delle avversarie forti, però io non mi sento nemmeno di dargli il 5 a queste due squadre. 5 invece se lo prende la Lazio. La Lazio perché ha deluso, profondamente deluso, dai, è stata l'unica big che non è riuscita a vincere in questa prima giornata. Ha deluso, ha giocato benino, è stata anche sfortunata, quindi il voto non è poi così basso perché è un 5, però ha deluso, sì, non si può non dire che non ha deluso. 5 lo prende anche il Crotone. Mi dispiace un po' dare il 5, ok? Che aveva anche lui un'avversaria forte comunque, però comunque il voto è penalizzato dal fatto che è rimasto subito in 10, è stato subito espulso un difensore, quindi il voto è penalizzato da questo. Magari la partita sarebbe andata in modo diverso, non magari il risultato, ma magari in fatto di gioco. L'Udinese è la prossima, Udinese con 5 più, perché sì, ha fatto vedere qualcosina, però non siamo ancora alla sufficienza, quindi non c'è molto da dilungarsi. Ha fatto vedere anche qualcosina, ma non siamo alla sufficienza per il Sassuolo. Lui ha pareggiato, non so, forse non hanno fatto vedere molto per quanto ho visto e non mi hanno convinto a pieno. Non sono ancora riuscito ad arrivare alla sufficienza per questa prima giornata. E poi l'ultima praticamente non sufficienza la prende la Fiorentina, perché aveva contro l'Inter, io mi aspettavo molto 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 di più per la Fiorentina. In realtà alla fine ha deluso anche la Fiorentina e quindi gli do un 5,5. Ha perso 3-0, che è stata sfortunata, poteva anche magari fare qualcosina quando erano sul 2-0 per l'Inter, però comunque non hanno sfruttato le occasioni, un po' di sfortuna anche, però non me la sento di dare una sufficienza alla Fiorentina. Tra l'altro si avvicinano tantissimo alla sufficienza Genoa e Torino, perché gli ho dato entrambi un 6 meno, però siamo alle stesse questioni di prima, non me la sento di dargli una sufficienza. Al Torino anche mi ha deluso, mi aspettavo un pochino di più dal Torino, il Genoa invece un po' me l'aspettavo una partita del genere. Quindi adesso passiamo alle sufficienze, perché con 6 abbiamo Benevento, Chievo, Bologna e Atalanta, le sufficienze della classe. Perché il Benevento, anche perdendo, ha fatto una buonissima partita in Serie A, è stato il debutto in Serie A, quindi grande partita del Benevento, bravo. Chievo 6, partita alla Chievo. Bologna 6, partita alla Chievo. No, ha fatto una buona partita anche il Bologna. E Atalanta 6, che pur avendo perso non ha giocato male, ha dimostrato un po' di cose. Ci sta, un po' di sfortuna magari, però ci sta. E vi ricordo che aveva contro la Roma. Con 6 più abbiamo la Samp. È riuscita a vincere, però non si è più proprio risicato, perché è 6 più e basta. Non c'è possibilità di andare un pochino di più secondo me per questa giornata. E 6 più anche alla Roma. Ha vinto, ha faticato un bel po', ha rischiato un bel po', però comunque alla fine ha fatto vedere solidità difensiva, tutte queste robe qua. Quindi un 6 più alla fine se lo merita. 6,5, la SPAL. Perché dopo 45 anni tipo di non essere stata in Serie A, torna in Serie A e pareggia con la Lazio, con anche una discreta partita. Quindi diamo questo premio, magari c'è quel quarto di voto in più che la alza, però comunque glielo diamo come premio, dai, brava SPAL, brava prima partita. Però adesso siamo ai 4 voti più alti, perché il quarto voto più alto è il Napoli con 7,5. 7,5 dato dal fatto che ha subito quel gol, ha dato quel rigore e ha fatto qualche sbavatura forse tra difesa e centrocampo, però comunque si parla di 7,5, un voto molto alto, sta proprio andando a trovare
l'ago nel pagliaio. Quindi bravo anche il Napoli. Il prossimo è la Juve con 8 meno dato dal fatto, poteva benissimo essere un 8, però qualche sbavatura difensiva anche per la Juve, ha dato quel rigore, però comunque l'attacco della Juve è sempre l'attacco della Juve, il centrocampo è sempre il centrocampo della Juve, proprio sto cercando anche qui l'ago nel pagliaio. Le due più alte invece sono le squadre di Milano, perché al Milan do 8? Forse l'8 è dato anche dal fatto che, ripeto, il Crotone è rimasto in 10, quindi il Milan ha praticamente dominato, però comunque aver mandato in 10 un avversario è anche un... cioè, è una cosa che si fa, cioè è a vantaggio del Milan, è stato bravo il Milan. 3-0 contro il Crotone ci sta, è tra l'8 meno e l'8, perché comunque ci sono stati quei momenti un po' di... tipo l'inizio del secondo tempo, però comunque tra l'8 e il meno e l'8. Invece squadra che si prende il voto più alto è l'Inter con 8 più. Non arriva al 9, però comunque aver battuto la Fiorentina 3-0 è tanta roba, gran partita dell'Inter, la Fiorentina che è stata sfortunata, però se si parla di 3-0 non si può dire niente. E quindi queste erano le mie pagelle per la prima giornata di Serie A che è appena conclusa. Io vi ricordo di farmi sapere qualcosa nei commenti, le vostre, e se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da buon fai tutto. Ciao a tutti!